Barone Vassallo, questa è una edizione straordinaria di questo video. Sappiamo tutti quello che è stato detto da un certo signore, ovvero nel 2030 non avrete più nulla e sarete felici. E allora tante persone, quando si parla di automobili, vengono un pochino toccati nelle corde più profonde del proprio animo. Abbiamo sentito tantissime persone che hanno detto che non compreranno mai l'auto elettrica, che terranno la loro vecchia automobile come si fa a Cuba. E naturalmente sembrava quasi la via d'uscita per continuare la propria vita. Allora io adesso vi faccio una domanda: chi di voi ha un'autovettura con più di 8 anni che non ha almeno una spia accesa? Vi faccio sentire che cosa si sono inventati dal 31 gennaio 2024. Per chi non lo sapesse, sono arrivate le nuove regole per la revisione dell'auto, in vigore dal 31 gennaio 2024. La Direzione Generale della Motorizzazione ha riportato cambiamenti nella procedura della revisione dell'auto tramite la circolare pubblicata il 7 novembre 2023. In queste modifiche vengono introdotti controlli tramite la porta OBD e lettura di errori memorizzati nella centralina. I Tramite la centri porta autorizzati per la OBD. revisione dovranno adeguarsi con i dispositivi richiesti, come lo scantullo OBD, insieme ad altri adeguamenti sia hardware che software, e dovranno farlo entro il 31 gennaio 2024. Inoltre, e questa notizia non piacerà ai furbetti, per le auto immatricolate dal 1 gennaio 2021 sarà prevista la comunicazione dei consumi carburanti memorizzati dalla centralina OBFCM. Novità importante che aiuterà sia a contrastare le frodi dei chilometri scalati e delle auto con problemi di efficienza e di sicurezza segnalati dalla diagnostica di bordo. Il costo della revisione dovrebbe, e sottolineo, dovrebbe restare lo stesso, sperando poi che con il tempo non ci accollino le spese di cui questi centri dovranno affrontare per il cambiamento della normativa. Inoltre, per dovere di informazione, vi ricordo che circolare con la revisione Allora, dell'auto parliamoci scaduta. chiaro. Molto spesso si ha un'autovettura che serve come seconda macchina. Poniamo una vecchia Opel Corsa, una vecchia Punto, una vecchia Panda. Non ditemi che qualcuno di voi ha una macchina di 8-10 anni che non ha almeno una spia accesa. Bene, hanno trovato il modo anche per toglierci questo. Ricordatevi, il prossimo passo, ve lo dico io, sarà far sostituire gli airbag a tutte le macchine con oltre 10 anni, perché gli airbag scadono e non stanno aspettando altro di mettere ulteriori balzelli per farci perdere la voglia dell'auto, per farci andare a piedi. Condividete questo video, ci vediamo domani. Ciao a tutti.